Buonasera, sono Eleonora Pisperani per le interviste. Questa sera ho Lorenzo Maggi, titolare dell'Orto di Clapi, permacultore. Secondo me un ragazzo meraviglioso perché è veramente un esempio della bella, bella gioventù italiana. Ora andremo a scoprire perché ha una storia personale che vi dico vi lascerà a bocca aperta, almeno a me all'epoca mi ha fatto questo effetto. Quindi cedo la parola al nostro Lorenzo Maggi e lo ringrazio già perché partecipa a questa intervista. No, Ciao grazie a Lorenzo. te, Eleonora. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E, no, io sono, ecco, un giovane agricoltore, uno di quelli della, diciamo, la nuova gioventù che torna in campagna, di quella che ci torna con un titolo di studio. E la mia è stata una scelta folle, forse come tante delle belle scelte, so, si fanno più che altro per follia e poco ragionate. Quindi, diciamo che. Mentre studiavo all'università ho visto un video su YouTube di Harald Gasser, che è un coltivatore altoatesino molto popolare e molto strano, diciamo, nel suo mondo. E ho deciso di andare a lavorare da lui, di provare questa esperienza. Quindi ho fatto il volontario, ho lavorato gratuitamente a lui per un po'. Mi sono innamorato di quel mondo così libero, così privo, diciamo, da arrabbiature umane e così via. All'università studiavo comunque scienze forestali, quindi ho sempre approcciato alla natura in modo scientifico, ho sempre giocato, provato mille cose con le piante, ho sempre fatto questo. E finché poi, insomma, tornato a Roma, ho iniziato a provare un po' di cose nel giardino di mia mamma. Gli ho rubato un quadratino di giardino, ho fatto un piccolo orto, un po' di cose e poi. I miei genitori hanno visto che avevo questa grande passione, ho pensato di farne un lavoro e quindi niente, loro più pazzi di me hanno ben pensato di regalarmi proprio un compleanno un ettaro di terra perché noi non avevamo nulla di famiglia e quindi mi hanno regalato questo ettaro di terra e da lì è nata questa avventura che si chiama Orto di Clapi da Claudio e Pina, che sono i miei genitori, quindi è stato diciamo, l'omaggio per questo grande regalo, insomma, senza il quale non sarei voluto partire. E poi è iniziata questa avventura che è stata, diciamo, completamente folle per i primi 2 anni, perché oggettivamente avevo deciso di intraprendere questo mestiere, però non avevo approcciato minimamente alla cosa in una maniera, come posso dire, coscienziosa, no? Quindi del sapere che stessi aprendo un'azienda, che quindi c'era tutto un mondo dietro. Quindi i primi 2 anni sono stati come posso dire, delle prove, dei tentativi, uno studio continuo, no? Uno sbattere la testa, un perdere anche soldi, è stato tutto diciamo, un sali e scendi di emozioni, un frullatore di emozioni. E poi in realtà abbiamo preso il via, in realtà diciamo, con l'azienda ci siamo strutturati, abbiamo preso il nostro percorso di lavoro a stretto contatto con molti chef romani, abbiamo avviato tutto diciamo, un processo di identità anche della nostra piccolissima fattoria, sia come produzioni sia come metodologie di lavoro. Io parlo al maestatis perché al plurale perché. Insomma, metto insieme sempre un po' tutto quello che c'è intorno. Diciamo, ho deciso di utilizzare la permacultura come metodo di progettazione della mia piccola azienda agricola e quindi di progettare l'azienda in un modo tale che fosse il più possibile sostenibile, avviando dei processi anche di sperimentazione agricola, importando tecniche, diciamo così, sconosciute per l'Italia e quindi diventare in un certo senso anche dei pionieri della sostenibilità ambientale in campo agricolo e insomma cercare di appunto diventare esempi, modelli Allora, sostenibilità. Lorenzo, a parte che l'Orto di Clapi, non l'ho detto prima, è a Campagnano di Roma, quindi già dalla tua cadenza magari chi ci sta ascoltando capisce che sei romano. E tu sei il Golden Boy di, appunto, abbiamo detto, chef pluristellati che quando hanno bisogno di fare accostamenti con spezie e erbe, so che vengono a chiamare te, ma che so che vieni chiamato in posti molto rinomati proprio perché è.
Adesso tu hai sviluppato questa particolare attenzione per le erbe, per appunto queste piante, magari che tu particolarmente coltivi, che sono abbastanza particolari, molto modaiole o comunque che possono portare innovazione ai piatti appunto dei grandi cuochi. E quindi ti stai facendo un nome, nel senso che cioè, sei giovanissimo, ma hai già insomma una certa stima fra i colleghi. Quindi complimenti per essere riuscito a fare questo passaggio, cioè creare, come mi dicevi, il basilico viola, che io non avevo mai sentito, come anche altre erbe che so che produci, e portarle a questi chef che poi le lavorano e creano dei piatti pazzeschi. E mi spiegavi anche che era una cosa che mi preme parlare al nostro pubblico, che tu hai scoperto che certa verdura non è più sostenibile come discorso di acqua. E quindi non sono, cioè, certa verdura, perdonami, se la potrà permettere quasi solo lo chef stellato, perché la famiglia normale, per un costo simile, tipo il carciofo, dicevamo, o il fiore di zucca, e tu sei stato così geniale da trovare dei surrogati. E quindi volevo chiedere se potevi un po' parlare di questa cosa, che è molto particolare. Beh, intanto ti ringrazio. No, sicuramente il lavoro con gli chef, sai, è nato un po' dal fatto che il mio maestro Harald Gasser era specializzato in un certo senso in alcune produzioni appunto per l'alta ristorazione. E una volta arrivato a Roma e avendo bisogno comunque sia di farmi un nome, di farmi conoscere, poi sono caratterialmente una persona che tende sempre a sgomitare, non accontentarsi mai, insomma, quindi c'è sempre qualcosina di più. E da lì è iniziata, sai, un po' tutta la ricerca e lo studio di prodotti appunto particolari o comunque sia ortaggi dimenticati, legati anche al fatto che sono un appassionato di cucina. E al fatto che, diciamo, come intuizione, tra virgolette, di business, non che sia un'intuizione mia, però diciamo, la cosa era trovare molto spesso, sai, qualcosa che gli chef, no? Quindi capire la mentalità dello chef, quindi come ragiona lo chef, e immaginare cosa potrebbe desiderare. Quindi, sai, chiaramente ci sono dei prodotti che magari un cuoco non sa pensare, ma sa di volere in qualche modo, no? Quindi chi sta in campo invece sa cosa può esistere e quindi magari faccio un esempio, ci sono, non so, in alcune campagne delle, potrei, diciamo, semplificando, no? Delle, magari delle barbabietole venute male, quindi che non sono piccole, sono rimaste piccole, non sono cresciute, che magari la gente dice, vabbè, queste non sono buone, vanno buttate. Invece capire, ad esempio, cioè entrare in un certo senso nella testa dello chef, saper leggere, no? Il suo tipo di cucina, ma anche il singolo stile di cucina, e quindi in un certo senso capire la sua psicologia, il suo gusto, la sua ricerca e costruire diciamo, un'offerta di prodotti, no? Personalizzata in un certo senso, no? Quindi è, diciamo, una furbata di marketing, che poi in realtà è quasi più un esercizio di psicologia, secondo me. Sì, davvero. Che però, insomma, è un po' una cosa che ti mette in relazione, ti dà, magari, diciamo, può dare un vantaggio commerciale, ma anche di mettere in una condizione anche di relazione umana molto bella, che fa bene sia chiaramente ai rapporti commerciali, ma è proprio come una della permacultura, comunque cura delle persone, però ti dà proprio la possibilità appunto di creare quella connessione tra il produttore, il trasformatore, e quindi tra l'agricoltura, in questo caso l'orto, e la cucina, che è utile anche per comunicare e veicolare tutta una serie di concetti di sostenibilità ambientale, come quelli di cui hai accennato tu. Quindi mi sono reso conto, sai, spesso, cioè fortunatamente abbastanza presto, di una cosa, che il modo migliore per comunicare, almeno dal mio punto di vista, per comunicare questioni ambientali è sicuramente la cucina. Perché il cibo è un linguaggio universale, no? Quindi tutti riconosciamo una cosa buona rispetto a un'altra, no?
L'esempio stupido che ho sempre fatto è che, sai, cioè, uno può stare a discutere 10 ore con Donald Trump di cambiamento climatico e sentirsi rispondere sempre: non è vero, non è vero, non è vero. Poi, però, se gli fai assaggiare un pomodoro che è buono perché è stato fatto da un'agricoltura sana ed è più buono, punto. Cioè, non è discutibile. Quindi, a meno che non mente, però, insomma, il discorso è, cioè, questo, capito? Che in un certo senso una cosa buona è fatta come. Che è buona perché è stata fatta in un certo modo, ha poco di opinabile in un certo senso, no? Sì, certo. E quindi questo è un primo punto. E poi il fatto che chiaramente magari lo chef stellato ha un pubblico di riferimento con cui può comunicare molto più ampio rispetto a quello che avrebbe il singolo contadino. Quindi diciamo che in un'ottica di comunicazione. Per me i ristoranti sono anche questo, cioè la possibilità di comunicare appunto dei concetti, o meglio di veicolare dei concetti di sostenibilità attraverso i prodotti che produciamo e avere, come posso dire, il grande pubblico, no? Che hanno i grandi chef, perché comunque sia sicuramente nelle loro, insomma, nelle loro sale si passerà sicuramente molta più gente di quella che può passare a leggere i miei post su Instagram o nel mio orto, e quindi in qualche modo dà risonanza a un concetto che stiamo cercando di costruire. Ti Quindi. dico una cosa, tu crei non solo cultura, cioè cambi anche menù probabilmente della tradizione con il discorso di quello che tu porti come novità, ma formi anche i palati, cioè quindi dicevamo il discorso famoso che infatti era una domanda che ti volevo fare, la differenza fra gusto e sapore. Quindi, cioè, tu non solo poi potresti arrivare a creare delle mode addirittura in cucina, tu dici quest'anno è l'anno, che ne so, del prezzemolo giallo, oppure che ne so, mi dici questo è l'anno del pruno selvatico arancione, cioè, sai, come in ogni cosa, in ogni campo, poi c'è qualcuno che detta una linea che poi tutti seguono, no? Cioè, non dico che secondo me tu potresti arrivare a fare una roba del genere, però se punti a dei ristoratori che, come dici tu, hanno poi dei critici culinari che dettano legge, guarda caso, però ci sei a monte tu. Sì, ti ripeto, l'idea non è appunto, chiaramente non è quella di dettare legge, è proprio quella di cercare di veicolare qualcosa, perché hai anticipato un concetto importante, no? Quello della differenza appunto tra gusto e sapore. E partendo un po' da qui, diciamo che il sapore, no? È un, come posso dire, è un aggettivo che vogliamo dare, no? A un certo tipo di cibo, quindi è salato, è dolce, può essere buono in parte, magari cattivo. Diciamo che l'opinabilità del sapore è parziale, però appunto definisce più un concetto proprio di sapore nel senso di come gusto palatale, come sensazione palatale, ecco, perdonami, non gusto. Mentre il gusto invece è un concetto culturale, tant'è che si dice che ci sono persone di buon gusto, non persone di buon sapore. O magari c'è il disgusto per una cosa e così via. Questo è una differenza sottile che può sembrare complicata o a tratti inesistente. In realtà è molto importante questa cosa perché, essendo il gusto culturale, è da un certo punto di vista una delle prime, meglio, sì, delle prime, come posso dire, dei primi punti su cui bisogna, agire nel momento in cui capiamo che l'alimentazione, il modo in cui mangiamo, deve evolvere al pari, diciamo, delle abitudini che stiamo cercando di cambiare per arrivare ad una sostenibilità ambientale. Quindi Sì. chiaramente, no, di pari passo alla raccolta differenziata, magari ad avere la compostiera in giardino sul balcone e così via, sappiamo anche che fare la spesa in un certo modo fa parte, diciamo, rientra in un virtuosismo che dobbiamo adottare se vogliamo in un certo senso salvare qualche generazione futura o salvarci noi. Questo quindi chiaramente poi
Fare una spesa sostenibile non significa soltanto magari no, andare al negozio bio o cose varie. Sappiamo benissimo tutti che ci sono dei prodotti anche all'interno delle categorie magari biologiche che sono più o meno sostenibili di altre, sia per tipologia di produzione, sia per in un certo senso, come posso dire, perché siamo dei viziati, no? Quindi diciamo che una fragola a gennaio può essere anche biologica, ma sostanzialmente è insostenibile perché stiamo appagando una nostra voglia, insomma, un po' così possiamo tranquillamente lavorarci su e farne a meno. Quindi, ripeto, no? Tornando anche al discorso dell'evoluzione, facciamo un esempio pratico. A Roma in particolare, no? Il fiore di zucca è in estate, diciamo, l'unico fiore dell'orto che si pensa sia commestibile, che è un mostro sacro della cucina e tutta una serie di cose. È un prodotto che in realtà storicamente, insomma, consumiamo da tempi molto, molto recenti. Tra parentesi, spesso quando si parla di tradizione culinaria, in realtà facciamo riferimento agli ultimi 200 anni, quando va bene, perché sai, spesso tanti prodotti come, insomma, è difficile a volte immaginare un Sud Italia senza pomodoro, ma in realtà il pomodoro in Sud Italia c'è da relativamente pochi secoli, insomma, quindi in realtà questo intendiamo, ecco, anche gli esempi storici sono una dimostrazione di come il gusto in realtà sia una questione culturale. Sì. E un lavoro che abbiamo fatto quest'estate con un paio di ristoranti, che ho fatto io anzi, è stato quello di proporre delle alternative al fiore di zucca. Non perché il fiore di zucca avesse delle, o meglio, io avessi delle antipatie nei riguardi del fiore di zucca, che per carità di Dio è buonissimo ed è bello e mi sta anche simpatico, ma perché il fiore di zucca è uno di quei prodotti che, prodotti in maniera, diciamo così, da reddito, quindi da mercato, una produzione intensiva, anche se biologica, anche se il più sostenibile possibile come tecnica, è una pianta che richiede tantissima acqua, tantissime cure e così via, per diciamo, avere come prodotto un fiore, che quindi in qualche modo comunque sia è una frivolezza, diciamo così, della cucina, no? A livello nutrizionale. E quindi in realtà la mia idea è stata quella di trovare un sostituto al fiore di zucca, perché noi, anche per una questione di necessità, abbiamo a disposizione poca acqua per irrigare, abbiamo scelto di non, come posso dire, di rispettare, ecco, di rispettare le nostre falde, quindi di non esagerare con l'irrigazione, ma di appunto di mantenere una linea di coerenza etica e tecnica nel nostro lavoro. E abbiamo proposto un'alternativa al fiore di zucca, che è stata da fatta con i fiori di Carota selvatica, che in estate nelle campagne romane crescono spontaneamente, sono buonissimi, fritti, e quindi non abbiamo modificato il tratto di cucina. Abbiamo modificato soltanto la materia prima e Geniale, geniale. abbiamo proposto anche da accompagnare il carciofo di girasole, che praticamente il carciofo di girasole in realtà non è altro che un bocciolo di girasole raccolto in un momento particolare della sua maturazione, che viene trattato come un carciofo, quindi a Roma viene fritto come alla giudia, quindi viene fritto due volte. Però, a differenza appunto del fiore di zucca, cioè rispetto al fiore di zucca, il fiore della carota selvatica, che invece è una pianta spontanea che produce tantissimo, quindi va soltanto raccolto, ha un costo minore a livello ambientale, ha un impatto praticamente molto basso, se non diciamo l'impatto che diamo noi raccogliendo e levando agli insetti il fiore, e il girasole, che sostituisce sia il carciofo, ma va anche, diciamo, a supplemento del piatto di fiori di zucca, per dare una diversità anche di gusto, di testure e così via, che è una coltura che noi utilizziamo come sovescio, quindi come coltura per migliorare i suoli. È una coltura che non va irrigata, è una coltura che produce molta biomassa, quindi produce molto, molto volume nel suo sviluppo, e che quindi poi viene macinata e lascia i suoi residui al terreno, che sono molto
buoni perlomeno nelle nostre condizioni di terreno come miglioratrici della struttura e della fertilità del terreno. Quando vanno a fiore sono alimento per api, ottimo alimento per api e soprattutto sono una coltura che si adatta appunto molto bene agli stress idrici, al caldo estivo e così via, cosa che invece appunto la zucchina da fiore fa molta fatica. E quindi abbiamo lanciato questo piatto in questa trattoria che si chiamava I fiori dell'orto, non era più il fiore di zucca, erano trattati in maniera simile, hanno spopolato, sono andati in una maniera bellissima perché non abbiamo appunto cambiato il tratto di cucina, quindi era comunque un fiore fritto. Cambiava la materia prima, cambiava la logica dietro e quello che però è importante capire a questo punto che abbiamo in un certo senso mantenuto una linea di sapore come continuità tra i due prodotti, perché comunque sia anche il fiore di carota, il fiore di girasole hanno comunque la croccantezza di una frittura, hanno comunque il tratto unto di una frittura, il tratto sabbio di una frittura, ma il gusto è un concetto culturale perché a quel punto abbiamo nella testa non il fiore di zucca, ma abbiamo portato un prodotto nuovo. E quindi abbiamo innescato, sperando insomma che la cosa continui e che si espanda sempre di più, un processo di, diciamo così, di evoluzione culturale a livello di gastronomia, no? Appunto. Facendo l'esempio storico, il pomodoro all'inizio erano tutti molto scettici di queste bacche rosse, anzi erano color oro all'inizio, molto, molto strane, c'era molta diffidenza, come si cucina, come non si cucina e così via. Nel momento in cui è stato assimilato a delle cose che già esistevano, simili, però se ne sono esaltati i tratti, diciamo così, migliori, no? Di coltivabilità, di sapore e così via. A quel punto si è legato a dei concetti culturali ed è diventato un gusto. Per cui dicevo, adesso è difficile immaginare una gastronomia di gusto, ad esempio nel sud Italia, ma un po' tutta l'Italia in realtà senza il pomodoro, no? Impossibile, no, infatti, Praticamente, cioè. praticamente impossibile, anche se magari poi ecco, che non è legato al sapore proprio come entità appunto palatale, no? Perché poi ogni pomodoro è diverso, il pomodoro più acido, più dolce, cioè, quindi il sapore cambia, è il concetto di culturale che è dietro al pomodoro, perché il pomodoro è già tutto, è quello. E quindi da questo punto di vista so che possiamo sembrare un po' dei lottatori contro i mulini a vento, no? Un lavoro un po' enorme, però in realtà è un po' un cambiamento appunto che appartiene alla cultura, no? Questo è un sai, l'altro giorno facevo un esempio anche a un amico su una cosa, un tema che in Italia è molto intoccabile, ad esempio con gli insetti, no? Ora no, non entro nel merito del mangiare gli insetti o meno. Ah, ok. No, Però non entro è nel merito. proteina, mettiamola così, Sì, sì. no, è proteina, però sai, nel senso, non si anche lì per fare, ripeto, per rafforzare, per chiarire o meglio, rafforzare questo concetto di differenza, non si parla mai di sapore quando si parla, ecco, di mangiare un insetto. Ad esempio, magari molte persone mi disgustano, no? Non è, facciamo sempre un po' così. Però Sì. questo perché non parliamo di sapore, di com'è realmente quel sapore, ma parliamo del concetto culturale, perché per noi culturalmente l'insetto non si mangia. Quando Sì. esempio molto semplice, cioè se mettiamo vicino una cavalletta e un gamberetto, Sì. la realtà, diciamo, estetica è praticamente nulla la differenza. O se ci concentriamo su cosa mangiamo quando mangiamo una cozza o un'osteria, cioè, in realtà la differenza non è nulla, però culturalmente siamo abituati a mangiare una cozza, un gamberetto, o perlomeno se non lo mangiamo lo vediamo comunque in tavola, lo vediamo al supermercato, in pescheria e così via, e quindi non ci dà fastidio, e quindi culturalmente, poi che ci piaccia o meno, è un gusto che in qualche modo appartiene alla nostra sfera emotiva e al nostro, come posso dire, alla nostra cultura anche in senso più ampio, no? Come Beh, regione, se vai nazione, in così via. Oriente, cioè già Bangkok o già appunto, che ne so, Thailandia, Cambogia, lì gli insetti te li friggono proprio alla grande, nel senso.
Sì. è nel loro assoluta, è una sorta di no, street food, quindi Sì, siamo noi no. che non, sì. No, però credo è per in qualche modo appunto rimarcare questa grande differenza, no? Quindi ora non, assolutamente non dico di mangiare gli insetti o non voglio parlare di quello, però è proprio che a volte appunto siamo o mascherati, cioè o ci nascondiamo dietro all'aspetto culturale nell'evoluzione dell'alimentazione o magari ci siamo incardinati per altre questioni, mentre guidare in qualche modo, no? Un'evoluzione di gusto che è legata alla cultura ci porterà sicuramente al cambiare anche le nostre modalità di consumo, no? Faccio un esempio. Poi fermami se ne sto facendo troppi, però. No, invece, guarda, è interessantissimo perché torno a dirti, cioè, No. vai, 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 vai Sì, tranquillo. no, per dire anche una delle cose che è stato un po' un successo dell'industria alimentare dagli anni 60 in poi, ad esempio, è stato il pollo Aia, no? Ora, a parte la pubblicità, però diciamo questo pollo morbido, tenero, che si stacca così, bianco, si taglia veramente anche quello col grissino come il tonno, morbidissimo, così. E quindi si è creato a livello proprio di palato un gusto per cui la maggior parte delle persone adesso è abituata al pollo come a un prodotto cioè come una carne con una tenacia praticamente inesistente, bianca quasi pallida, un gusto molto inesistente, molto così. E spesso, e capita magari a noi quando facciamo assaggiare i nostri polli e così via, a me però è Madonna, ma è duro, ma è un po' arrostastro, ma è forte, ha questo gusto. Questo, Caspita, ripeto, che però che differenza, cioè. no, la differenza è tanta, però anche qui se si ricostruisse in qualche modo il palato delle persone e se si ricostruisse il gusto dietro a un pollo ruspante, probabilmente a quel punto la gente smetterebbe di comprare un pollo da agricoltura industriale e se tornasse, diciamo, ad apprezzare il gusto del pollo di campagna, passami il termine, pollo ruspante, modificherebbe sicuramente i suoi consumi andando a comprare invece un pollo biologico allevato a terra e così via. E quindi l'asse della sostenibilità, no, come consumatore si sposterebbe automaticamente, quindi cioè, il gusto è una delle cose che ci guida nei nostri consumi e quindi guidare appunto questa evoluzione verso un ritorno. Posso farti Sì. mi ricordo una cosa storica che dicevano, sai, quando c'era stato il boom economico, tutti spingevano sul consumo di latte e di carne, perché la gente cominciava ad avere soldi, quindi c'erano le varie pubblicità sul carosello, premangia latte, bevi carne, cioè scusami, il contrario. E oggi invece stiamo facendo un'inversione di marcia perché spingono tutti verso le vegetali, tanto queste. Diciamo i vegani, i vegetariani stanno spopolando, no? Quindi come si sta invertendo a seconda di veramente, come dicevi tu, della spinta economica, della spinta delle scoperte mediche, cioè come si stanno rendendo conto che troppe proteine portano a aumenti tumorali o latte che non, quando noi non siamo più infanti, teoricamente dovremmo smettere l'utilizzo del latte, no? Cioè, Sì. come veramente la pubblicità e il discorso economico ha veicolato i nostri gusti, i nostri costumi alimentari, e quindi adesso mi rendo conto che dalla tua parte tu sei alla produzione, cioè ti rendi proprio conto cioè di quanto è importante riportare il sapore, quello, cioè, scusami, il gusto, all'originalità. Sì, è esattamente questo, perché appunto sai, molte cose sono state fatte sia per magari dell'assenza di ricerche mediche, no? Dell'assenza, Sì. magari di risultati che mancavano, quindi in un certo senso, sai, il latte, ad esempio, per tutta una serie di motivi si pensava che facesse bene fino in età adulta. Sì. E poi invece, ad esempio, la questione della carne invece non è stata una netta conseguenza, perché nel momento in cui c'è stato in Italia soprattutto il boom degli allevamenti da latte, tutti i vitelli maschi, perché insomma
penso lo sappiano un po' tutti, però la vacca, così come tutti gli altri animali da latte, produce latte soltanto nel momento in cui ha partorito, ovviamente, no? Sì. Quindi tutti i vitelli maschi, però, che nascevano da questi, in questo periodo di boom di allevamenti da latte, gli allevatori non sapevano che farci, quindi lì è stata creata una farsa, ma ormai è abbastanza dichiarato, sul mito del vitellone. In realtà il vitellone è una carne che a livello nutrizionale è praticamente insulsa, che non fa assolutamente bene, però è stata in realtà una trovata commerciale su scala nazionale per vendere tutti quei vitelli che maschi non potevano essere introdotti diciamo, nella filiera del latte, e quindi sono stati poi, insomma, si è inventata questa cosa qui. Certo. E poi tutta l'industria alimentare ha in qualche modo, no, tra edulcoranti, zuccheri, come dicevo, il discorso del pollo allevato in un certo modo, mangime e così via, modificato tutto quello che era appunto anche la nostra abitudine, no? E quindi tanti, a volte tante persone, quando assaggiano i nostri prodotti, anche magari qualche pollo, qualche uovo che regaliamo a qualche vicino e così via, oltre che la verdura, tante persone, soprattutto quelle diciamo, di età più grande, non intanto i miei coetanei, dicono di ricordare cose, cioè di tornare indietro con la memoria, di tornare indietro a veramente, in un certo senso, i cibi, passami il termine, pre-boom, no? Quando veramente, cioè, l'uovo era ancora rosso, bello, tenace, l'uovo era saporito, quando la carne era in un certo modo. Quando il pollo non, cioè, non facevi, non muovevi la coscia così e si staccava la carne da sola, no? Qualcosa del genere. E chiaramente, quindi, diciamo, sai, il mio in un certo senso è quasi più un manifesto agricolo, questa cosa del gusto, nel Sì. senso che quello che ha fatto, la mia intenzione è un po' quella di fare tacitamente, al contrario, quello che ha fatto l'industria alimentare dal boom economico in poi, no? Sì, è Quindi prima era vero. anestetizzare tutti i nostri palati e creare un modello alimentare completamente sbagliato che ci ha portato a un consumismo cioè, a un modo di sì, a un consumismo nell'alimentare, a un modo di fare la spesa completamente distaccato dalla produzione, completamente distaccato dai gusti, dai sapori veri, completamente edulcorato da tutto, e invece ha un discorso di radicalità, di ritornare invece ai gusti veri, che significa poi praticamente, cioè non è filosofia, perché ripeto, se creiamo nelle persone la voglia di tornare a dei sapori autentici, sani e genuini, automaticamente inneschiamo un mercato, no? E quindi, diciamo, un comportamento di consumo che riporterà i consumatori verso delle produzioni verosimilmente più sostenibili, e quindi, diciamo, invertiamo un po' la tendenza, no? Perché secondo me è l'unico grande modo, perché poi, ti ripeto, io dico sempre questa cosa qui: io non posso vendere una verdura, magari, no, a 2,50 euro al chilo, 3 euro al chilo, soltanto perché ti racconto tutta la bella filosofia e tutto quello che facciamo per conservare la natura, per produrre sostenibilmente e per, diciamo, fare il possibile per salvare il nostro pianeta. Perché magari tu puoi essere attenta, una tua amica può essere attenta, altre 10 persone non possono essere attente, ma se il nostro prodotto è più buono di tutti gli altri, è più buono, punto. Poi il fatto che, diciamo, in un certo senso che preserviamo anche la natura, che mettiamo, non so, piantiamo alberi per il cambiamento climatico e tutto quanto, è un valore aggiunto. Ma di fatto la prima cosa è che abbiamo riportato nella tua vita, nella tua di consumatore, no? Un prodotto che ti fa bene, che è buono, che ti ricorda magari qualcosa di quando eri bambino, che comunque, cioè, ti fa stare bene. Questa è la grande sfida, e secondo me l'unico grande, diciamo così, obiettivo comunicativo e di marketing che dobbiamo avere. Che passione, Lorenzo, c'è cioè, tutta la vita, cioè, tieni questa passione a manetta, cioè nel senso, ora capisco perché cioè, sei tanto conosciuto. Cioè, quindi, signori che avete seguito questa intervista, Orto di Clapi a Campagnano di Roma, cioè andate a trovarlo, a parte che secondo me Lorenzo diventerà veramente qualcuno, cioè già lo è, ma questo nome lo sentiremo Grazie, molto anche in speriamo. futuro, anzi, ne sono praticamente convinta. Quindi
Quindi ti dico, ti chiedo un ultimo messaggio alla nazione, abbastanza succinto se vogliamo, però te ne farei fare altre cinque di intervento. C'è puntata di Gringheo. Più o meno sì, e poi io il problema è quando io parto, io parlo, quindi è il problema mio. È un piacere, guarda, è un piacere. Io ti dico, cioè, se fossi tua mamma sarei non orgoglioso, orgogliosissimo. Cioè, Troppo, quindi troppo vai, buono. tranquillo, dai l'ultimo messaggio alla nazione e poi ti saluto. Dimmi tutto, Lorenzo. Ma diciamo, aggiungere altro ormai è quasi, no, inutile, però insomma, la cosa che mi sento di dire appunto è quella di considerare il cibo non soltanto come un atto di mangiamo, punto e basta, ma come nutrimento in senso pieno, quindi come nutrimento del corpo. E quindi come inteso come salute, no? Quindi scegliamo prodotti sani che ci facciano bene e così via, come nutrimento dell'anima, e quindi prendiamoci anche cura delle persone da cui acquistiamo. Quindi, se possibile, andiamo dai contadini, acquistiamo direttamente. Se stiamo in città e non possiamo, prendiamoci cura, diciamo, del piccolo negoziante o di chi possiamo, e nutriamoci, insomma. Nutriamoci in maniera responsabile, saggia. Pensiamo che quello che mangiamo ha una storia, che ha una, come posso dire, anche delle conseguenze sull'ambiente, no? Quindi pensiamoci sempre veramente quando leggiamo gli ingredienti, da dove vengono, con cosa è fatto, con cosa non è fatto. E perché significa nutrirci in questo modo? Significa volerci del bene nell'oggi, quindi per la salute. Nel domani, perché ci stiamo prendendo cura del futuro, no? Delle persone, di chi ci sta intorno, del pianeta e quindi anche dei nostri figli. Sostanzialmente diventa tutto quanto un gesto d'amore e fa sicuramente molto più bene anche poi alla salute, anche questo qui. Che meraviglia, no, ma veramente. Lorenzo, sono incantata, guarda, adesso No, devo troppo bene. proprio salutare, io non ti ringrazio tantissimo, No, grazie a veramente, te, guarda, grazie spero, adesso guarda, la faccio vedere a mio figlio che ha 12 anni, di cui impara, a te. guarda che gioventù meravigliosa c'è, Zuccone, studia e fai anche tu il contadino, esatto. No, quindi io ringrazio chi ha seguito l'intervista e ringrazio appunto il nostro Lorenzo che tutta la vita orto di crapi, signori, è andato a trovarlo, appunto. Quindi io Mille. ti bacio tantissimo, ti Grazie mille, grazie ringrazio mille. e vi aspetto alla prossima intervista con Valentina Gulino e le fasi lunari. Quindi vi ringrazio tutti. Grazie Grazie Lorenzo, mille, buona serata. Buona Ciao, grazie serata. mille.